Ciao, ciao a tutti, eccomi finalmente sul canale dopo davvero un'eternità. Faccio pure fatica a fare il video perché è davvero tanto che non facevo più nulla. Ho avuto un periodo molto difficile, però voglio riprendere di nuovo sia sul canale sia su Instagram a condividere con voi quella che è la mia passione per quanto riguarda le berline, o come anche il fimo, come anche la resina. Un po' alla volta voglio riprendere di nuovo tutte quelle che sono le mie passioni. Spero che a voi vi fa piacere. Adesso è quasi mezzanotte, è l'unico momento per poter fare il video. Ho pensato di farlo per mostrarvi questi orecchini che ho già mostrato su Instagram e molte di voi hanno apprezzato, insomma, vi è piaciuto. E poi volevo mostrarvi un po' quello che ho preso a Fiera Creativa qui a Napoli. Farò anche un altro video dove vi mostrerò e vi parlerò anche dell'esperienza, la mia prima esperienza fatta alla Fiera di Bergamo, però questa volta mi voglio concentrare sulla Fiera Creativa di Napoli, alla quale sono stata presente semplicemente nello stand di Mari di Brillanti Creazioni, solo per fare compagnia a Mari, per aiutarla, per incontrare e salutare le amiche che sarebbero venute alla fiera, perché non ho avuto modo di organizzarmi per fare corsi. Perché, come dicevo prima, ho avuto un periodo molto difficile. Però Mari mi ha proprio invitato, a lei faceva piacere che io fossi lì insieme a lei, e sinceramente mi ha fatto molto piacere. Mi ha fatto piacere essere lì quei 3 giorni per vivere proprio l'atmosfera, no, che c'è alla fiera. E poi ho avuto il piacere comunque di salutare amiche che ogni anno venivano alla fiera, che poi c'è stata questa pausa anche a motivo del Covid, e quindi essere lì e poter salutare le varie amiche che venivano mi ha fatto molto piacere e mi ha anche aiutato, insomma, stimolato per quanto riguarda la voglia di riprendere a lavorare le perline e a fare anche cose nuove. Ho anche mostrato questi orecchini, io avevo fatto anche un'altra colorazione che poi ha preso Flavia, che mi è venuta a trovare allo stand e mi ha chiesto di prenderli, di acquistarli, ma mi ha fatto piacere darli a lei. Mi sono rimasti questa versione qui rossa, la quale, insomma, ho fatto le foto per fare poi lo schema, perché molte di voi me l'hanno chiesto, e quindi è in lavorazione. Ve li mostro adesso indossati e poi ve li faccio vedere anche da vicino girando la videocamera. Voglio anche mostrarvi le cose che ho preso da Brillanti Creazioni, perché poi alla fine è lì che ho preso la maggior parte delle cose. Ho solo comprato degli stampini perché nella fiera che ho fatto, che ho visitato a Bergamo, ho preso anche altre cose che riguardano il fimo, che vi mostrerò nell'altro video. E perché voglio fare anche degli orecchini che ho visto su Pinterest, una lavorazione particolare che vorrei fare con il fimo. Volevo innanzitutto, come dicevo già prima, ringraziare tutte le persone che sono venute a salutarmi allo stand di Brillanti Creazioni. Volevo ringraziare Mari per questa bella esperienza che mi ha fatto fare questi 3 giorni. Anche Alessandra Laconi, che è stata anche lei nello stand e quindi mi è stata molto di compagnia e di supporto, e anche alcune persone che mi hanno fatto dei pensierini, due in particolare, Sabina Gigante e Elisa, mi è venuto poi il cognome. No, non voglio sbagliare, adesso guardo meglio e poi ve lo dico quando giro la videocamera. Allora, Sabina mi ha portato dei dolcetti che adesso non ci sono più. Io magari alla fine metto le foto del pacchetto di dolcetti che lei mi ha mandato.
sono dimenticata di fare una foto con lei, mi dispiace, lei ogni anno che viene mi porta sempre un pensierino. E quindi la saluto attraverso il video e poi vabbè, spero di avere modo di contraccambiare quello che lei ha fatto per me. E poi c'è stata Elisa, il cognome ve lo dico dopo, o anche forse sta scritto qua, mi ha fatto questo bel pensiero, un attimo però che vedo, c'ho gli occhiali perché altrimenti non... No, c'è scritto solo Elisa qua, un bel pacchettino, veramente bello. E qui c'è il suo bigliettino fatto proprio carino, con scritto per Nunzia con affetto Elisa. Pacchettino fatto da lei, alle sue mani. Ecco qua, molto carino. Anche la busta particolare col fiocchettino. Mi ha regalato questo bel foulard in rosso che ci sta bene con gli orecchini. Eccoli qua. E con questo firma foulard, diciamo, gioiello da foulard. E sono molto contenta. Perché dimostra questo l'affetto, no? Che Elisa ha mostrato nei miei confronti, quindi la ringrazio veramente di cuore. Niente, poi volevo appunto, come ho detto prima, ringraziare tutte le persone che hanno avuto il pensiero di venirmi a salutare. Aspettate questi occhiali. Ok, adesso giro la videocamera e vi mostro le cose che ho preso. Mi ha fatto piacere andare da Mari perché quest'anno mi ha sorpreso perché di Rocail, perché poi alla fine io faccio molte lavorazioni con le Rocail d'Elica anche, e ho visto che c'era un'infinità di colori nuovi, stupendi per quanto riguarda Rocail, per quanto riguarda d'Elica, poi aveva un po' le perline nuove che adesso sono Amos, Samos, tutte queste cose qua. E quindi la ringrazio veramente di cuore per avermi dato questa possibilità di stare là 3 giorni a spaziare, a guardare tutte queste colorazioni che mi hanno proprio gli occhi, mi sentivo incantata veramente da tutto quello che vedevo. Ok, adesso giro la videocamera e vi mostro quello che ho preso. Allora, rieccovi qui sul mio tavolo da lavoro. E prima però di proseguire volevo dire il nome e cognome dell'amica che mi ha regalato il foulard, che è Elisa Barbareschi, che ringrazio e saluto. Ok, questi sono gli orecchini che ho fatto e che vi ho mostrato all'orecchio. Questa è la versione in rosso, eccoli qua. E sono Rocaille 110-150 e Delica per l'incastonatura. Quindi proprio le rocaille, cioè le perline più basiche che possibile, insomma, non ci sono perline particolari. E Roberta Sesena mi chiedeva se sono abbastanza rigidi. Allora, ovviamente sono perline e se uno le muove con il dito si piega, ovviamente, però messe all'orecchio sono abbastanza, per me vanno benissimo. Giusto per far vedere a lei perché mi chiedeva questo per particolare, così almeno dal video puoi renderti conto, insomma, che è una lavorazione abbastanza compatta. E questi sono gli orecchini. Come dicevo prima, sto facendo lo schema e già ho fatto le foto e ho le foto sul computer e le sto mettendo un po' alla volta, le sto schiarendo e sto mettendo tutte le descrizioni. Quindi coloro che insomma fossero interessate, basta che mi mandate un messaggio. Poi magari sicuramente farò un post su Facebook, su Instagram, dove mostrerò lo schema, cioè che lo schema è terminato. Ok, adesso vi mostro invece quello che ho preso da Mari. Anzi, aspettate, voglio prima mostrarvi che semplicemente sono andata ad acquistare questi stampini. Ne voglio prendere altri perché voglio fare questi orecchini, perché praticamente io mi faccio la formina con il fimo e poi ci lavoro sopra, voglio fare i fiorellini. Ho visto delle lavorazioni molto belle che voglio provare a fare, quindi questo è uno degli stampini, poi penso che ne prenderò anche altri. Adesso però vi mostro anche le perline che ho preso da Mari, da Brillanti Creazioni.
Allora, una bella bustina, bella piena. Adesso, vabbè, sposto un attimo questo e facciamo così, la metto qua, così ho tolto tutto quello che c'era nella bustina, vi mostro un po' alla volta a sorpresa, diciamo, tutte le cose che ci sono. Prendo innanzitutto i cipollotti che ho preso, perché ne ho presi giusto tre. Aspettate un attimo, li sto sistemando. Eccoli qua. Allora, a parte il fatto che Mario aveva un assortimento di cipollotti infinito e mi sono persa in realtà in tutti quei colori, quelli sbrilluccichi, mi sentivo proprio persa. Infatti mi sono fatta fare delle foto con tutti quei fili di cipollotti in mano. Non ne ho presi molti perché ho a casa un'infinità di cipollotti che ancora non ho utilizzato, quindi proprio una questione di coerenza. Ho preferito prendere solo questi, ma cioè, ho sofferto a non prenderne altri perché veramente c'erano colori stupendi. Devo assolutamente fare qualcosa con i cipollotti, altrimenti non ha senso prenderne altri. E ho preso questa colorazione che è stupenda. Sono piccolini, adesso non vi so dire preciso la misura, ma penso sia non voglio sbagliare, un 3x2. Vabbè, comunque non è molto grande. E della stessa misura ho preso anche quest'altra colorazione che messi insieme erano stupendi, c'erano un sacco di fili, ma proprio belli, belli. Poi questo effetto palescente, questa sfumatura, bellissimo. E infine ho preso quest'altro sul verde, questo verde mi piace un sacco, ma proprio un sacco. Sempre sull'opalescente, bellissimo. Questo è un po' più grande come misura. E niente, ti ripeto, mi sono dovuta fermare perché avrei preso tutto. Ok, questi sono i cipollotti. Poi, allora, partiamo da... Aspettate, sposto la bustina. Come vi dicevo prima, aveva dei colori stupendi, veramente stupendi. Questi sono Delica. Delica 110, sì. Bustine da 5 grammi, questa colorazione bellissima. Ora non c'è il nome della colorazione, c'è il codice, eccolo qua, ve lo mostro. Ma veramente bello. Poi sempre vediamo, cerco di essere, ecco, prendiamo altre Delica. C'è quest'altra che è bellissima. A me in questo periodo mi stanno piacendo un sacco i colori matte. Matte metallic o matte normali, insomma. Perché poi mettendoci lo Swarovski centrale con colori matte, penso io a parer mio che insomma metta ancora più risalto il Rivoli e la lavorazione viene meglio, mi piace di più, ecco. Ecco quest'altra colorazione, aspettate, eccola qua, e questo è il codice. Vediamo se trovo anche l'altro. Un attimino solo, che non mi sono organizzata prima. C'è quest'altra, anche bellissima, e questo è il codice, ecco qua, sono tre, mi sembra di averne presi solo, no, non tre, quest'altra, perché in realtà, ecco qua, questo è il codice, gli orecchini che vi ho fatto vedere in realtà hanno la lavorazione forse questo è un po' più scuro, vabbè, comunque simile a questi qua che mi piacciono un sacco. Ecco qua, devo andare più piano altrimenti non vedete bene. Poi ho preso anche, faccio vedere tutto, ne ho presi molti perché praticamente queste sono le perline sempre di questo orecchino. E questo rosso mi piace un sacco, e anche questo è un colore matte, bello proprio. E quindi voglio fare anche altri orecchini, così ho preso sia la misura 110, eccoli qua, questo è il codice. Sto un po' storta, sì. Eccolo qua. E poi le 150, ne ho prese più di una bustina perché mi piace proprio un sacco questo rosso. Io non è che uso molto il rosso, però questo colore qua mi piace un sacco. Quindi, eccole qua, ne ho prese due e due. Mettiamoli qua. Poi, c'erano queste colorazioni. E poi alla fine mi sono resa conto, ho preso pure dei doppioni, va bene. Allora, sempre sul matto, vedete? Questo è il codice.
qua ne ho prese due, perché magari il primo giorno l'ho preso e l'ho messo nel cestino, poi il giorno dopo l'ho rivisto e me lo sono messo di nuovo e ne ho prese due. Vabbè, con sto riflesso non si vede, eccolo qua. Sembra un viola, però un po' più chiaro rispetto a... Bello, bello proprio. O magari lo metto là e chissà quando è che lo userò, però sono contenta di avercelo io. Poi anche questo qua. Ecco, questo di solito l'ho usato anche in altre creazioni, adesso non l'ho portata di mano. Mi piace e quindi l'ho voluto riprendere. Forse questo è un po' più chiaro rispetto a quello che ho utilizzato fino ad ora, però questo c'era e me l'ho sorpreso, che mi piace. Allora, mi sono resa conto di avere altre Delica. Ecco qua, questo forse è il colore che è uguale a quello che ho fatto la lavorazione dell'orecchino. Sì, allora non mi ero sbagliata, eccolo qua. Sono contenta, dai. È un colore oro, metallic, vedete? Bellissimo. Poi ho preso anche questo che ho utilizzato anche in passato, mi piace un sacco proprio, perché con questa colorazione io ci posso abbinare qualsiasi colore, perché ha comunque varie sfumature, vedete? Mi piace, mi piace, mi piace. Ecco qua, e mi sembra che anche di questo, ecco infatti, sempre perché il primo giorno l'ho visto e l'ho messo dentro, il secondo giorno l'ho visto e l'ho rimesso dentro, va bene. Molto coerente. Ecco qua. Questo per esempio io lo abbinerei tranquillamente con questo, vabbè, anche con questo, vedete? Va bene, ma anche col rosso. Vabbè, comunque, ok. Sai che ho preso il doppio pure? Sono la stessa colorazione? No, sono leggermente questi un po' più diversi rispetto a questi, però va bene. Si vede che insomma ero in fissa con questo colore. Ho preso quest'altro colore che non l'avevo mai visto, particolare, molto, perché dentro è verde, anche se comunque una volta che uno l'ha cucito non si vede molto, però è particolare e per questo l'ho voluto prendere. Magari inserirlo in una lavorazione con vari colori è proprio bello. Eccolo qua, questo è il codice, sempre Rocail 110. Poi anche questo è un colore che per me è nuovo. E sono le 15.00 però queste. E ho pensato magari una lavorazione, non lo so, questo con questo, vabbè. Inserirci pure le 15.00 di un colore diverso dal solito, perché uso sempre le bronze. E in questo caso invece inserire questo particolare. Ovviamente ho preso anche le bronze. Eccole qua, le mie solite perline, colore bronzo. Poi ho preso, vabbè, questo è un colore turchese che non deve mancare. Adesso devo confrontarle con quelle che ho, perché questo mi piace. Eccole qua. Poi ho preso questo che anche un'altra volta l'ho preso simile. Mi piace molto. Ci ho fatto anche un ciondolo, no, degli orecchini, anzi. E poi vediamo un po' turchese cosa ho preso. Guardate, ecco, sempre il discorso in 2 giorni. No, questo sì, sono uguali, stesso codice, perché ho fatto due cestini, un giorno prima e il giorno dopo, e mi sono preso le stesse perline 2 volte. Però è buono, perché se devo fare una lavorazione particolare almeno ne ho più di un pacchettino, dai. Mettiamo così. E poi ho preso questo verde, che pure mi è piaciuto molto. Questo è il codice particolare, sto verde. Poi ho preso queste che sono tipo, non c'entra niente sto colore, però diciamo fa questo effetto che tu hai di base c'è il verde, però poi le muovi, vedi, c'è anche altre sfumature e mi è piaciuto. E questo è il codice. Poi ho preso le Rocail 150, eccole qua, c'è il codice che si legge male, 2039. Queste ho fatto anche altre lavorazioni con questo blu e ho voluto prendere queste piccole, le 150, perché nelle lavorazioni mi piace poi inserire queste più piccole che abbiano una sfumatura diversa, magari non lo so, vabbè, inserirle nella lavorazione, vedremo. Diciamo che tutti questi colori a me mi stimolano,
su come fare dei lavori, cioè su come inventarmi qualcosa, e quindi per questo le ho prese. Anche queste rocaille 110, sono questo colore matte, che sì, ok, questa va bene, avete visto il codice? E ho finito con le rocaille anche delica. Poi Mari è già da un po' che ha le perline nuove, io le guardo, però già altre volte ne ho parlato, faccio fatica a inserirle nella lavorazione, anche se qualcosa l'ho fatto. Queste qua mi attiravano, insomma, ho cominciato a pensare cosa potevo farci, magari pure un bracciale, vabbè, però poi me le studio. Diciamo che hanno un prezzo abbastanza alto, però come mi spiegava Mari, effettivamente queste qua nuove sono costose. E quindi, insomma, devo usarle cioè inventarmi qualcosa per poterle usare in una lavorazione dove ce ne vogliono poche, in modo tale che posso fare più di una cosa. Vedremo cosa mi inventerò. E sono le Samos, queste qua, ecco qua, e questo è il codice. Poi, vabbè, ho preso anche dei bicono, anche se mi sono pentita, ne avrei voluto prendere altri, perché comunque, come già sapete, i bicono hanno vita breve, perché insomma la Swarovski ha deciso di non produrli più, quindi sono gli ultimi questi qua. Mi piace molto sempre l'effetto opalescente che c'è, e vabbè, poi magari andrò sul sito dei Mari, vedrò di prendere qualcos'altro, dai. E niente, queste sono tutte le cose che ho preso, e non sono poco. Tutte le rocaille che adesso utilizzerò nelle prossime lavorazioni, che mi piacciono tantissimo, tutto sul genere matte. E poi qua ci stanno anche questi peli, eccoli qua, che ho preso, gli stampini. Comunque, questa fiera è stata particolare per me. Ops, la luce, ok. E non ho fatto i corsi, e mi è dispiaciuto perché alcune persone sono arrivate allo stand di Mari di corsa per fare appunto un corso con me, e io purtroppo ho dovuto dire che non ne facevo, e mi è dispiaciuto tanto. Però con Mari abbiamo deciso di organizzare dei corsi sia a Barletta, e poi vedremo, insomma, anche a Napoli. Adesso preciso non abbiamo ancora definito, e quindi per chi fosse interessato, insomma, cercheremo di organizzare qualcosa. Abbiamo pensato di fare dei kit per qualche progetto carino, non so se qualcosa, su qualcosa che già ho fatto, su qualcosa che farò, e di preparare questi kit, organizzare cioè sia a Barletta che qui, insomma, qualcosa per poter fare i corsi. Poi magari vi darò i dettagli nelle prossime occasioni, insomma, in cui farò i video. Niente, questo è tutto. Io vi ringrazio, spero, insomma, che vi faccia piacere che sono ritornata, e cercherò di essere più presente sul canale. Seguitemi anche su Instagram, perché qualcosina cercherò di farlo anche lì, con piccoli video e con le foto, ovviamente. Ok, vi ringrazio di avermi seguito in questo video. Vi do un abbraccio a tutti quanti, soprattutto anche alle nuove che si sono iscritte, le nuove che si sono iscritte al canale, e spero di essere, come dicevo prima, di essere più presente. Ok, un abbraccio a tutti. E alla prossima, ciao!